Il 2013 è stato un anno caratterizzato dalla prosecuzione del lavoro già avviato nel primo mandato uh, elettorale amministrativo, eh, con tanti lavori che si sono portati a termine, altri che sono stati canterizzati, quindi eh, diciamo un po' qual è il punto e il bilancio di questo anno appena trascorso. Eh. Sì, generalmente oggi se si parla con gli amministratori locali non si può fare a meno che elencare tante cose che non vanno responsabilità di organi sovraordinati ma io non voglio fare alcun cinno a questo perché noi Abbiamo il vantaggio di una prosecuzione di tantissime iniziative, un eh, lavoro incessante per quanto riguarda la trasformazione della città, il sociale, la cultura, quindi eh, pur eh, registrando che non c'è alcun aiuto rispetto eh, a quello che potrebbe essere dagli enti sovraordinati, con il nostro bilancio operando con eh, senso di responsabilità utilizzando le spese e le risorse che ci sono in maniera utile, agendo per priorità, riusciamo a registrare risultati che per certi aspetti in alcuni campi sono anche, insomma, sanno dell'incredibile. Però noi ci siamo riusciti. C'è un lavoro di anni e quindi c'è una prosecuzione di realizzazione di opere pubbliche che sono state consegnate. Alla comunità, penso eh, al ponte su Viale Lazio, la riqualificazione dell'area, eh, ormai al, siamo in fase di completamento del cineteatro e anche del palazzetto dello sport per la danza sportiva, eh, la riqualificazione eh, di Via De Gasperi. Una serie di lavori nelle scuole e soprattutto nelle aree di Acendi dove abbiamo realizzato parchi giochi e spazi per i bambini. Nel settore della cultura un investimento continuo con il settembre culturale, con il sostegno a tantissime iniziative culturali. Per il sociale, cerchiamo di stare vicino alle persone che hanno bisogno, agli ultimi, quelli che hanno insomma, sofferto di più e anche le cose che dicevo prima: la riqualificazione, il miglioramento della città è una base per dare un'opportunità maggiore, soprattutto a chi è fuori dal mondo del lavoro e quelli che ne sono usciti o addirittura non sono mai entrati in questo. Eh, diritto perché il lavoro è un diritto, anche se è difficile insomma, realizzare un'occupazione totale di tutte le persone che potrebbero lavorare. E quindi la creazione, il varo del, dell'osservatorio sullo sport, l'osservatorio sulle politiche sociali, quindi una, un coinvolgimento di tutte le associazioni, di tutte le realtà per andare oltre all'ordinario, cioè per utilizzare lo sport come leva per il turismo. Eh, sulla questione del turismo i lavori che abbiamo realizzato recuperando la piazza d'Armi nel Castello Angioino Aragonese, dove è possibile ospitare manifestazioni turistiche, manifestazioni culturali. Ma soprattutto Soprattutto dare anche un senso e un'opportunità eh, di utilizzare dal punto di vista eh, economico quella struttura per matrimoni, con catering, eccetera. Quindi c'è una eh, vivacità eh, dell'azione amministrativa, il tutto però eh, se sempre. Guardando con grande attenzione alle, alle entrate, curando il bilancio e soprattutto operando incessantemente nell'azione di risanamento dell'ente. Siamo ormai nella fase ultima, finale delle, del pagamento dei debiti fuori bilancio, che preciso vengono, sono derivati da precedenti gestioni. Abbiamo pagato circa 8 milioni di euro, soldi che abbiamo sottratto al bilancio eh, negli anni e che quindi abbiamo sottratto alla spesa corrente a spese di investimento. Ma ormai siamo alla fine, il contenzioso sta per essere smontato totalmente, quindi non abbiamo nemmeno insomma, il pericolo di sentenze che arrivano e possono mettere a repentaglio l'equilibrio di bilancio. Poi, credo che operare senza l'aumento di tasse, rafforzare i servizi, essere vicini a tutti i settori che sono presenti nella città, credo che sia sotto gli occhi di tutti, l'igiene urbana, eh, la questione eh, delle periferie, lavori di completamento sempre di pubblica illuminazione, acquedotti, fognature, quindi ehm, l'elenco sarebbe interminabile, però ecco, affrontiamo eh, non con una semplice speranza l'anno nuovo, ma con la consapevolezza che l'anno passato... È stato utile per il futuro, ma soprattutto non è passato inutilmente. Abbiamo continuato a dare alla città opere, servizi eh, e soprattutto orgoglio, perché se c'è l'orgoglio nei cittadini e nell'amministrazione, questo è un punto di partenza e di forza per affrontare con più energia e più determinazione il futuro. Qual è il momento più bello da ricordare del 2013 e qual è magari il momento più difficile da cancellare e mettere così un po' da parte? Ma voglio iniziare con quello più difficile, quello più doloroso e quello più che ci ha mortificato. La chiusura dell'ospedale. È una cosa che non può passare ovviamente inosservato, la possiamo mettere definitivamente da parte. È stata una. Di una violenza estrema questo atto posto in essere dalla regione della direzione generale dell'ASL, ma noi riteniamo che anche questa battuta d'arresto non è definitiva, non è una battaglia persa da archiviare, perché siamo convinti che il diritto alla salute deve essere garantito in questo territorio e ci saranno, io credo, nuove occasioni per Agropoli e per questo territorio per riscattarsi rispetto a questo schiaffo violento e irresponsabile che ci è stato eh, dato. Eh, le, cose belle, le cose belle sono tantissime, tutto quanto... Si riesce a dare a una città, è importante, gli impegni che diventano doveri, che vengono rispettati, eh, l'aver eh, consegnato diverse opere alla comunità, aperto nuovi cantieri, ma io credo che il 2014 sarà un anno per certi aspetti straordinario. Partiremo nel mese di gennaio con la messa in funzione in rete del metano, quindi un, un evento atteso da tantissimi anni, ci siamo riusciti, ormai i lavori sono stati anche collaudati, ci sarà una cerimonia nel mese di gennaio per l'accensione della fiammella. Nel 2014 sarà consegnato alla città il Cine Teatro la fornace e soprattutto il palazzetto, non soprattutto, e anche il palazzetto per la danza sportiva unitamente a un impianto sportivo per la pratica del calcio a otto coperto. E poi una serie di iniziative progettuali molto importanti, penso alla riqualificazione della Piazza della Repubblica, eh, la nuova centralità urbana, quindi abbiamo approvato il progetto eh, del, per riqualificare e dare una nuova centralità all'Andolfi, abbiamo approvato il preliminare del piano urbanistico comunale, abbiamo approvato un preliminare per eh, consentire alla Regione Campania di, bandire un, band, di fare un bando per il progetto finanzi per il porto turistico di Agropoli e poi in fase anche conclusiva l'acquisto dell'area, l'esproprio o meglio la gestione anche volontaria dell'area di Trendova, 75 ettari di natura che sarà utilizzata per lo sport e per il tempo libero dai cittadini di Agropoli e non solo. Quindi attraverso l'azione amministrativa un messaggio di speranza ed ottimismo da Agropoli ma anche per un intero comprensorio. Ma io quello che posso dire è che se ci lamentiamo, ci rassegniamo e aspettiamo che altri ci vengano a risolvere il problema, ovviamente il futuro non sarà eh, rosio e se, certamente non sarà eh, una cosa positiva. Se ci diamo da fare e se facciamo il nostro dovere, se utilizziamo le risorse in maniera utile e se facciamo le cose nei tempi giusti, io credo che il futuro certamente sarà migliore di quello che è stato. Ed è una soddisfazione situazione anche poter fare delle cose senza aspettarsi eh dagli altri aiuti o sostegni perché l'uomo della provvidenza o la bacchetta magica non esiste. Ad Agropoli si è dimostrato che lavorando con serietà, con passione, con competenza, con coraggio, le cose si possono fare. Di realtà come Agropoli ce ne sono tantissime, se si dovesse ripetere quanto è accaduto ad Agropoli nel resto del paese l'Italia esce dalla crisi tranquillamente. Se aspettiamo qualche decreto miracoloso, diletta eh, e qualche altro ministro, probabilmente questo non ci sarà o se ci sarà ci sarà quando sarà troppo tardi. Questo è il messaggio di speranza, non del miracolo nel 2014, ma la speranza ripone nel nostro cervello, nel nostro cuore, nella nostra passione e la voglia di cambiare le cose.